Amici dei motori, un saluto da Fiammetta alla Guidara, benvenuti nel rovente Imola dove siamo pronti per l'F2000 Italian Trophy, la prima delle due gare di questo weekend con le monoposto già schierate sulla griglia di partenza dove fa veramente tanto tanto caldo, ma tra poco prenderanno il via per questo appuntamento che vede un nutrito numero di monoposto al via e siamo pronti per andare proprio in griglia di partenza con la nostra Camilla Ronchi. A te Camilla la linea, buongiorno e bentrovata. Buongiorno Fiammetta, sì, 25 le vetture, le Dallara della F2000 Italian Trophy a sfidare il caldo veramente atroce di questo sabato a Lenzo e Dino Ferrari. Sono circa 36 gradi la temperatura dell'aria e più di 10 gradi, quindi siamo sui 50 gradi la temperatura dell'asfalto, quindi il primo avversario da battere non soltanto per i piloti ma per il motore, per i freni e per le gomme sarà sicuramente il caldo. Andiamo a sentire le sensazioni del poleman che guida la classifica generale con 50 punti di vantaggio, Alessandro Bracalente. Alessandro, ho detto che il primo avversario, nemico di oggi, è il caldo. Sì, giornata caldissima. Poi la settimana scorsa sono stato un po' debilitato con l'influenza, quindi ancora più difficile per me, però vediamo come va. Sicuramente un impegno fantastico, ma anche oneroso per questi piloti. Seconda casella per l'elvetico Sandro Zelle che partecipa al campionato austriaco. Sandro, what do you think about that position? Yeah, we will see what the race can do, you know. It starts now and it ends when the finish line comes out. E quindi è un'avventura tutta da vivere. In bocca al lupo a tutti i piloti della Formula 2 Italian Trophy. La linea, come sempre, a Fiammetta alla Guidara. Grazie Camilla, allora siamo pronti proprio per andare a vedere la griglia di partenza. Come avete sentito, Alessandro Bracalente, oltre ad essere leader della classifica, è anche leader delle qualifiche. In prima fila con lui c'è il suo rivale di tutta la stagione, Sandro Zeller, pilota svizzero che si rivela costantemente un osso duro in pista. Poi in seconda fila Bernardo Pellegrini e Antonino Pellegrino, mentre in terza fila ci sono Marcel Tobler e Renato Papaleo, e poi a seguire Antoine Bottiroli e Dino Rasero, Kurt Bohlen e Andrea Cola, Andrea Benalli e Gianpaolo Lattanzi, Paolo Braschnik e Enrico Milani in settima fila, e poi ancora Riccardo Perego e Giorgio Venica, Paolo Vagaggini e Federico Porri, Luca Martucci, Attila Penzes, Luca Iannacone, Marco Minelli, Robert Sisca, Florian Munger e Jean-Luc Nery a concludere lo schieramento di partenza. Appunto, tanti i piloti al via, una serie davvero azzeccata, quella che è stata ideata proprio da Piero Longhi e Sergio Terrini con un'ottima intuizione 4 anni fa e che, come potete vedere, continua ad avere una griglia di partenza sempre molto nutrita, anche grazie in realtà in questa stagione ad una particolare partnership che è stata siglata con l'omonimo campionato austriaco, con la serie austriaca dove un certo Sandro Zeller è appunto protagonista d'eccezione. Siamo pronti per vedere quindi questa gara che si prospetta davvero incandescente. Sono già tutti pronti e ormai da soli in griglia di partenza. Vediamo che c'è però un buco in griglia di partenza e dovrebbe essere la settima posizione, quindi dovrebbe essere Antoine Bottiroli, un pilota di nazionalità svizzera che corre tra l'altro con i colori di Twister Italia, che non è schierato in griglia di partenza. Vediamo se partirà magari dal fondo dello schieramento o se invece dalla pit lane o se invece non partirà per niente. Intanto sono partiti per il warm up lap e vi ricordo che la gara quindi avrà validità sia per la classifica internazionale che per la classifica italiana, dove Alessandro Bracalente è tra l'altro leader, un pilota che pur essendo giovane ha accumulato già una certa esperienza al volante delle monoposto. Eccolo, lo vediamo inquadrato con la sua monoposto Nero Giardini e che sta puntando quest'anno al titolo. Lo sta facendo con grande maturità, con grande consapevolezza e grande conoscenza della sua monoposto. Di questo
questa F3 Dallara F312 motorizzata Volkswagen. Vi ricordo che sono due le classi al via, cioè la classe 1 e la classe 2. La classe 1 sono prevalentemente motori Volkswagen, la classe 2 invece sono quasi tutti motori Fiat, FIA, e sono per lo più piloti gentleman. Ma andremo a vedere meglio nel dettaglio questa gara. Intanto sta per iniziare su un rovente asfalto di Imola. Vi ricordo che la stagione ha preso il via dall'autodromo dell'Ungaroring il 29 di aprile, poi è approdata il 20 maggio all'autodromo del Red Bull Ring in Austria. Poi la prima tappa in Italia è stata l'autodromo di Monza, poi l'autodromo di Most. Ecco intanto le inquadrature per Bottirolì, che avete visto in pit lane, quindi problemi per lui. E questo quindi è il round numero 5 qui all'autodromo di Imola, e poi la stagione si andrà a concludere sulla pista di Vallelunga nel weekend dell'8 e del 9 di settembre. Quindi siamo, benché sia diciamo soltanto fine luglio, siamo già quasi in chiusura di stagione per l'F2000 Italian Trophy, che è al suo quarto appuntamento annuale, la sua quarta edizione. Ricordiamo che la prima edizione è stata vinta proprio da Piero Longhi, che poi è divenuto parte dell'organizzazione, che non ha più il tempo per correre e che spesso è in cabina di commento con noi. Oggi invece tra l'altro è impegnato in quella che è la sua primaria passione, che è il mondo dei rally, quindi non è presente oggi qui a Imola, lo era fino a ieri pomeriggio, ed è diviso quindi dagli impegni. Intanto eccoci con le inquadrature sulle monoposto, che stanno, sembra quasi un'assurdità, ma in realtà non è così. Si scaldano gli pneumatici per essere nelle migliori condizioni possibili non appena verrà dato il via, il semaforo verde. Tutto pronto tra poco per gara 1 dell'F2 Italian Trophy. Vediamo che i piloti vanno a prendere posto nelle rispettive caselle di partenza. Per quanto riguarda i tempi, Alessandro Bracalente ha siglato un tempone, 1.39.939, è l'unico ad essere sceso sotto il muro dell'1.40, 8 decimi più veloce del suo primo. .777 per Antonino Pellegrino. Si sta completando lo schieramento di partenza, vediamo che si materializza anche sul vostro teleschermo o sul vostro dispositivo mobile il semaforo. I motori vanno al massimo, il semaforo rosso che si spegne, la partenza. Partenza da fermi, sempre estremamente spettacolare. C'è un pilota che rimane in stallo in griglia di partenza ed è scattato molto bene, Alessandro Bracalente. Cominciamo a gustarci questa sfida del Italian Trophy F2000 con Alessandro Bracalente, pilota marchigiano, che sta già cercando di prendere qualche metro di vantaggio da quello che è il suo principale rivale, Sandro Zeller. In realtà classifica diversa per i due, appartiene infatti alla serie austriaca Sandro Zeller, però in realtà in pista abbiamo visto che i due non si risparmiano mai. Ovviamente le schermaglie, in questa occasione ha cercato subito di prendere un certo vantaggio Alessandro Bracalente, ma intanto vediamo anche Pellegrini, che ha fatto un'ottima partenza, numero 51 per Bernardo Pellegrini, e poi Zeller, Antonino Pellegrino, e poi molto bene anche Renato Papaleo, che è già in quinta posizione. Ecco, andiamo a vedere le inquadrature che ci permettono di identificare già subito le prime posizioni: Bracalente, Pellegrini, Zeller, Pellegrino, Papaleo, Dobler, Bowen, anche lui autore di una buona partenza dalla nona posizione in griglia. Kurt Bowlen è riuscito ad essere già in quinta piazza. Spettacolare il circuito di Imola con i suoi saliscendi, numero 99 Cola,
altro pilota estremamente forte, Andrea Cola, un pilota giovane che sta già dimostrando le sue ottime capacità, decima posizione in griglia di partenza per lui, ma non è partito benissimo, è infatti in undicesima piazza. Transitano intanto i primi già sul rettilineo, con Bracalente che ha preso un vantaggio di 1 secondo e 8 su Pellegrini, e con Zeller che è staccato di 2 secondi e 1, e poi Papaleo a 3 secondi e 1. Questa è la situazione, la vedete anche in sovraimpressione sui vostri teleschermi o sui vostri dispositivi mobili. Intanto vi ricordo che l'ACI Racing Weekend qui a Imola è appena iniziato e questo weekend sarà ricchissimo di appuntamenti. L'invito, come sempre, quello a venire in pista e poter gustare dal vivo tutte le attività che vengono svolte anche nei box, tutte le attività per mettere a punto nel migliore dei modi le vetture che prendono parte ai diversi campionati. E qui, oltre all'F2 Italian Trophy che stiamo seguendo in diretta, sono diversi campionati italiani. Sempre per rimanere nel tema delle formula, c'è il Formula 4, poi ci sono i prototipi, c'è il campionato italiano turismo TCR, e poi ci sono anche diversi monomarca, quindi appuntamento da seguire anche dal vivo. Vi ricordo che l'ingresso al circuito di Imola è gratuito, è sufficiente scaricare il coupon dal sito di acisport.it e presentarlo all'ingresso per poter entrare e gustarsi questo spettacolo dal vivo. Si chiude intanto un altro giro e Alessandro Bracalente sta facendo il vuoto alle sue spalle, ha siglato il giro veloce 1:42.382. Vi ricordo che le temperature sono davvero elevate, avete sentito, come diceva in apertura la nostra pit reporter Camilla Ronchi, ben 50 gradi sull'asfalto, quindi pensate quale sforzo sono sottoposte anche queste monoposto. Intanto la sfida per la seconda posizione nella classifica assoluta tra Pellegrini numero 51 e Zeller numero 44 con la livrea gialla. Poi alle loro spalle Papaleo, Pellegrino, Tobler, Rasero, Bolen e Brajnik in nona posizione, mentre Cola rimane in undicesima piazza alle spalle di Lattanzi. Questa è la situazione al momento, mentre nelle retrovie troviamo Perego, Milani, Venica, Benalli a chiudere la top 15, ma intanto gustiamoci questa sfida per il secondo e il terzo gradino del podio dell'assoluta, perché vi ricordo chiaramente che c'è una classifica assoluta così come c'è poi una classifica per l'italiano e una per l'austriaco. Intanto vediamo con il numero 22, si tratta 212, scusate, di Paolo Brajnik, pilota di derivazione motociclistica ma che da qualche stagione si sta cimentando nel appunto nel Formula 2000 Italian Trophy ed è tra l'altro un pilota molto spettacolare, come avete potuto vedere anche da questa inquadratura. È un altro passaggio che si chiude, intanto il cronometro continua a correre. Vi ricordo, mancano 19 minuti e 35 secondi più o meno, più un giro alla bandiera a scacchi, la prima di questo ACI Racing Weekend qui a Imola per l'F2000 Italian Trophy. La sfida incandescente tra Pellegrini e Zeller con alle loro spalle Papaleo e Antonino Pellegrino, che ce la sta mettendo tutta per non rimanere giù dal podio, così come Papaleo. Attenzione, guardate Zeller che di solito è stato sempre un grande e forte antagonista di Alessandro Bracalente, evidentemente soffre un po' per il caldo il pilota svizzero, che adesso sta viaggiando in terza posizione, che ha visto Bracalente allungare 4 secondi e mezzo il vantaggio del giovane pilota marchigiano. Si inseriscono intanto in curva uno in scia l'altro, Pellegrini, Zeller, Papaleo ha perso qualche metro, Antonino Pellegrino, e poi un distacco di un paio di secondi prima di trovare Marcel Tobler, altro pilota di nazionalità svizzera. Vediamo, bello questo confronto tra questi quattro piloti per
i restanti gradini del podio, mentre sul gradino più alto sembra essersi assicurato la posizione un determinatissimo Alessandro Bracalente, che non è alla sua prima stagione nell'F2000 Italian Trophy, si è sempre avvicinato al titolo fino a questo momento, poi c'è sempre stato qualcosa che è andato storto e che ha impedito al giovane pilota di andare a conquistare il titolo. Questa volta invece è cresciuto molto anche sotto il piano delle strategie Alessandro Bracalente, che nella vita è un manager e che quindi ha poco tempo per andare ad allenarsi, ma che ha una grandissima passione e che ormai sta militando da qualche anno nel mondo delle monoposto dell'F2000 Italian Trophy. Sfida accesissima intanto tra Bernardo Pellegrini, che vedete in seconda posizione, guardate Zeller che ci prova, non ci sta assolutamente Sandro Zeller a rimanere dietro gli scarichi della Dallara di Bernardo Pellegrini. Ricordiamo motore Toyota per Bernardo Pellegrini e motore invece Volkswagen per Sandro Zeller, così come un motore Volkswagen anche quello di Alessandro Bracalente, che ha una Formula 3 Dallara F312, F306 invece per Zeller ed F308 per Bernardo Pellegrini. Intanto guardate quanto stanno viaggiando forte tutti e quattro, con temperature estremamente elevate qui sulla pista di Imola. Sono le 14:21, quindi questo è il momento più caldo forse della giornata, ed ecco anche le inquadrature per Antonino Pellegrino numero 777, che invece è al volante di una Dallara F311 motorizzata Fiat Volkswagen. Ma intanto siamo pronti per andare in pit lane con la nostra Camilla Ronchi. Sì, con Fabiano Belletti, Pave Motorsport. Sembra che Alessandro abbia veramente qualcosa in più oggi. Sì, sinceramente tutto l'anno abbiamo lavorato molto bene, sia ai test invernali, durante le prime 4 gare di campionato che siamo riusciti a vincere 4 su 4, e adesso stiamo concretizzando il grande lavoro fatto nell'ultimo test. Ieri abbiamo lavorato bene nelle prove libere, dove ha ottenuto la pole, e stamattina la pole di gara 1, partito benissimo, è in netto vantaggio, deve mantenere così fino alla fine. Grazie Fabiano. Grazie Camilla. Si deve chiaramente a questo punto cercare di non perdere la concentrazione, Alessandro Bracalente, proprio il fatto di avere tanto vantaggio può essere poi un'arma a doppio taglio. Attenzione, vediamo qui cosa invece sta accadendo nelle posizioni leggermente più arretrate, ma non tantissimo. Con il numero 8 abbiamo visto Rasero, che è passato insieme a Tobler, entrambi hanno sorpassato Papaleo. Questa è la situazione al momento: Bracalente, Pellegrini, Zeller e Pellegrino alle spalle di Zeller, che vediamo inquadrato in queste immagini. I due hanno preso un leggero vantaggio sugli inseguitori, mentre Cola, il giovanissimo protagonista di anche della scorsa stagione, in questo momento è riuscito a conquistare la nona piazza. Per quanto riguarda Brashnik, nonostante lo svarione di prima, è in undicesima posizione alle spalle di Perego. Andiamo di nuovo sul rettilineo, giù l'acceleratore a tavoletta, e poi si inseriscono di nuovo nel monoposto, nella serie di curve che caratterizzano l'autodromo di Imola, autodromo del Santerno, che piace a tutti i piloti dell'F2000 Italian Trophy, e chiaramente i piloti che arrivano dalla serie austriaca sono particolarmente fieri di essere presenti in questo autodromo storico, in questo tempio della velocità, qual è appunto il circuito del Santerno. Inquadrature per Sandro Zeller, che non molla un centimetro ed è alle spalle di Pellegrini, mentre dietro di loro c'è Antonino Pellegrino, che si è portato in quarta posizione, poi Tobler e Rasero in sesta piazza. Ma vedete che il vantaggio di Bracalente è destinato a aumentare, perché sta girando con un passo incredibile, 1:42.1, ha siglato il giro veloce nel passaggio precedente nonostante siano passati più di 10 minuti di gara. Vediamo intanto
che anche Pellegrini e Zeller hanno migliorato i propri crono, lo vediamo dal nostro monitor dei tempi, 1.42.5 per Pellegrini, 1.42.9 per Zeller, che sta cercando di avvicinare i tempi del leader, che però gira in 1.42.1. Queste inquadrature invece ci portano nella lotta per le altre posizioni. Questo è un doppiaggio che viene effettuato da parte già di Bracalente, e quindi per Bracalente iniziano adesso addirittura, pensate, i doppiaggi. Una davvero una netta superiorità, anche considerando il fatto che comunque ci sono in pista vetture di diverse classi, quindi sono giustificati i tempi su giro diversi. Dovrebbe essere il pilota che è stato sorpassato, Jean-Luc Nery, che si era qualificato anche con il tempo più elevato, pilota di nazionalità francese. Intanto le inquadrature, la gigantografia per la monoposto di Alessandro Bracalente, che sta pennellando le curve del circuito di Imola per andare a conquistare un vantaggio che lo renda più tranquillo possibile nelle ultime fasi di gara. Lo vediamo molto pulito, molto deciso, molto sciolto al volante della sua monoposto, con la livrea Nero Giardini. Ricordiamo infatti che è il figlio proprio dell'imprenditore che ha fondato l'azienda Nero Giardini. E siamo pronti per tornare in pit lane con la nostra Camilla Ronchi. A te la linea, Camilla. Peccato per il ritiro. Renato Papaleo, cosa è successo? Si è rotto qualcosa del cambio, per cui mi è rimasta in quinta e non cambiava più. Ti abbiamo visto molto arrabbiato perché stavi andando bene, un tracciato che ti piaceva. Stavo andando bene, ne avevo forse anche un po' più di quelli davanti, ancora la gara era lunga e stavo aspettando di vedere se tra loro due si aggiustavano da soli. Peccato, vabbè, domani vediamo di rifarci, dai. Grazie Renato. Grazie Camilla. Intanto anche Venica è rientrato in box, evidentemente qualche problema tecnico, ma ricordiamo che le temperature così elevate costituiscono davvero una sfida in più per i piloti, ma soprattutto per le loro monoposto. Inquadratore per Pellegrini e Zeller, che sono ai ferri cortissimi. Ecco che prova di nuovo il pilota svizzero Sandro Zeller, che viene nuovamente ricacciato alle proprie spalle da Bernardo Pellegrini, e intanto dietro si sta avvicinando Antonino Pellegrino, che ha appena siglato il proprio giro veloce, rosicchiando, pensate, quasi mezzo secondo proprio a Sandro Zeller. Evidentemente i due adesso qui inquadrati, Pellegrini e Zeller, nel fare queste schermaglie tra di loro, stanno consentendo l'avvicinamento degli inseguitori, che sono capitanati proprio da Antonino Pellegrino. Eccole le inquadrature per Pellegrini e Zeller, che ormai hanno a ridosso Antonino Pellegrino, quindi si prospetta un bellissimo finale. Qui vediamo intanto Venica, che, come vi avevamo annunciato, è stato costretto a fare una sosta in pit lane, non sappiamo se riuscirà a ripartire. Abbiamo visto il pilota ancora nell'abitacolo della propria monoposto. Intanto si sta avvicinando moltissimo Antonino Pellegrino. Andiamo di nuovo sul rettilineo del traguardo e andiamo a vedere qual è la situazione cronometrica con Alessandro Bracalente, che ha 9 secondi e 3 di vantaggio su Pellegrini. Ed ecco intanto l'attacco ancora una volta concreto da parte di Sandro Zeller, che sente avvicinarsi Antonino Pellegrino e che chiaramente vuole portarsi avanti al proprio rivale per impedire di essere nel mirino del suo inseguitore. Questa è una situazione particolarmente delicata, perché nel tentativo di sorpassare bisogna stare sempre attenti a non scoprire la guardia, ma c'è un errore da parte di Pellegrino. No, eccolo, è di nuovo in scia, semplicemente una traiettoria diversa, e a questo punto ecco, vedete che Antonino Pellegrino, livrea verde numero 777, è andato a prendere proprio Sandro Zeller. Ricordiamo classifiche separate, c'è
ovviamente la lotta per l'assoluta, e poi c'è ovviamente la questione di principio di ogni pilota, che non vorrebbe mai essere sorpassato da un proprio inseguitore, così come chiaramente non si accontenta mai della propria posizione, ed è questo chiaramente il motore dei piloti, questa loro voglia continua di sopravanzare i propri rivali. Ed è ora il momento per Pellegrini di continuare a contrastare Zeller, che si sta facendo avanti sempre più deciso. Intanto staccata, ruote fumanti per Pellegrino, che è in quarta posizione e che ha girato con un ottimo ritmo in questi ultimi passaggi, tanto da annullare praticamente il gap che lo separava dai due piloti che lo precedevano. Nuovo giro che si va a completare, andiamo a vedere i nuovi distacchi. Ha guadagnato qualcosina in questo momento il duo di Pellegrini e Zeller, ma sostanzialmente sono 3 decimi tra Pellegrini e Zeller e 7 decimi tra Antonino Pellegrino e Sandro Zeller. Casco fucsia per Antonino Pellegrino, che sta cercando di guadagnare il terzo gradino del podio dell'assoluta. Davanti a loro adesso c'è un doppiaggio, si tratta di Florian Munger, numero 82, pilota di nazionalità austriaca. Attenzione, ecco che viene effettuato un doppiaggio anche di Robert Siska, numero 20, che si è visto arrivare evidentemente i due lanciatissimi piloti. Vediamo com'è adesso la situazione. Ecco, intanto Pellegrini riesce a passare così anche Zeller, e in questo momento in mezzo a loro c'è Munger e dietro c'è Pellegrino. Attenzione, Pellegrino anche lui è riuscito a completare il doppiaggio. Quando mancano 6 minuti allo scadere del tempo regolamentare, poi ancora un giro prima della bandiera scacchi, gara che è praticamente volata. Sicuramente la percezione del tempo sarà diversa per Alessandro Bracalente, che è al comando e che sta cercando di mantenere alta la concentrazione nonostante il caldo e nonostante l'assenza di avversari in prossimità, perché pensate che 8 secondi e 8 è il primo dei suoi rivali, Bernardo Pellegrini. Vediamo le inquadrature per Zeller con la sua livrea gialla, mentre l'altra livrea gialla che ora vediamo è quella di un pilota doppiato, che ecco è riuscito a sorpassarlo anche Pellegrino. Questo è chiaramente un elemento, e qui vediamo invece un testa coda che riguarda il pilota numero 46, e si tratta di Perego. Testa coda per Perego, quindi. E la situazione, a proposito, alle spalle dei primi quattro vede Rasero in quinta posizione, Tobler in sesta, settima piazza per Cola, poi Bohlen e Brashnik in nona posizione, Benalli a completare la top ten, mentre Perego adesso si trova in tredicesima posizione. 4 minuti e 50 e qui la sfida sta continuando imperterrito. Sandro Zeller non vuole saperne, vuole assolutamente andare a recuperare la seconda posizione su Bernardo Pellegrini, che chiaramente non ne vuole sapere di cederla, ed è una bellissima sfida dove in questo momento sta facendo da spettatore Antonino Pellegrino, che vedete qui inquadrato, che adesso ha perso qualche metro nei confronti dei due piloti che lo precedono. Andiamo a vedere ancora il nuovo riscontro cronometrico per verificare qual è la situazione, e c'è da segnalare l'ottimo cronometro. Intanto vediamo un replay con una monoposto che va a galleggiare, ed è quella di Lattanzi, numero 2, galleggia sulla ghiaia, fortunatamente riesce a non perdere direzionalità e quindi a riportarla in pista. Compito non facile, bravo Lattanzi, perché avremmo potuto rischiare una safety car, che sarebbe stato davvero un peccato, perché
il vantaggio che è riuscito ad accumulare Bracalente è davvero notevole, 9 secondi e 2, e intanto Zeller, qui lo vedete, agguerritissimo, 1.42.4 il suo crono nell'ultimo passaggio contro l'1.42.7 di Bernardo Pellegrini che lo precede, quindi ha rosicchiato 3 decimi Zeller su Pellegrini e soprattutto sta dimostrando di essere più veloce, ma come sappiamo, come ci ha insegnato la storia dell'automobilismo, essere più veloci non significa anche essere in grado di sorpassare. Intanto la gara sta per concludersi perché mancano meno di 3 minuti allo scadere del tempo regolamentare, poi ancora un giro prima della bandiera a scacchi e Zeller ci prova ancora, si concretizza nuovamente l'attacco, staccata, ruote fumanti per Pellegrini che davanti a sé adesso ha un doppiato, quindi situazione davvero difficile e critica con il numero 70. 23 dovrebbe essere Porri in questo momento che viene sorpassato ed ecco che sul rettilineo fortunatamente riesce a sorpassare Pellegrini, ma guardate invece Zeller è rimasto lì dietro, sì, numero 23 è proprio lui, è proprio Federico Porri che in questo momento sta inconsapevolmente ostacolando, bandiere blu, ecco che qui Zeller ha perso tanto tempo con questo doppiaggio, guardate da questo campo lungo, da queste inquadrature, quando mancano meno di 2 minuti allo scadere del tempo regolamentare, quanti metri ha perso Sandro Zeller dal suo rivale Pellegrini, erano uno nella scia dell'altro fino al momento del doppiaggio di Federico Porri e poi invece chiaramente il fatto di essersi trovato Porri davanti ha fatto rallentare lo svizzero Zeller che adesso deve cercare di recuperare in tempi record, giù l'acceleratore a tavoletta, mentre il miglior crono lo sigla nel giro precedente Rasero per quanto riguarda le sue prestazioni è in quinta piazza e nel corso del 13° giro ha siglato il proprio miglior crono. Inquadrature per Tobler che è in sesta piazza e precede Cola che è settimo, mentre vediamo la regia ci mostra un testa coda e un rischio, fortunatamente però non ci sono stati problemi e qui abbiamo con il numero 46 abbiamo visto Riccardo Perego. Ecco le inquadrature per il leader della gara Alessandro Bracalente, anche lui alle prese con dei doppiaggi, deve fare attenzione, non c'è pericolo perché ha più di 10 secondi di vantaggio e qui c'è intanto un'uscita nell'erba, mentre vediamo le inquadrature per Alessandro Bracalente che si prepara ad affrontare ormai l'ultimo giro perché il tempo dovrebbe scadere proprio in questo giro, qui intanto vediamo di nuovo un testa coda, si tratta di Bagaggini e la situazione adesso vede il tempo scadere in questo momento, quindi il prossimo giro sarà anche l'ultimo di questa gara. Alessandro Bracalente sta viaggiando davvero con un ritmo elevato nonostante abbia tanto vantaggio, è un vantaggio che continua infatti a crescere, nessuno riesce ad avvicinare i suoi tempi su giro. Intanto da queste inquadrature che ci regala la regia ci gustiamo anche il bellissimo stile di guida del pilota marchigiano che si prepara a conquistare la vittoria, inizia ora l'ultimo giro, ha un vantaggio davvero importante, attendiamo ora il passaggio sul rettilineo del traguardo dei suoi inseguitori che sono capitanati da Pellegrini e vediamo anche se Zeller è riuscito ad avvicinare il suo rivale con il quale aveva perso contatto dopo il doppiaggio gli aveva fatto perdere del tempo. Ecco le inquadrature ancora per Alessandro Bracalente, numero 21, davanti a lui un doppiato, attenzione, ecco si riesce
a portare davanti senza difficoltà. Guardate che passo che ha Bracalente, ricordiamo appunto ci sono sia monoposto di classe 1 che di classe 2, quindi sono motori diversi per comunque un unico schieramento di partenza ma classifiche separate. E vi ricordo a proposito che il leader della classifica di classe 2 è Riccardo Perego, che in questo momento è in undicesima piazza ed è davanti ad Enrico Milani e Paolo Vagaggini. Milani è tredicesimo e Vagaggini è diciassettesimo, però ovviamente stiamo parlando della classifica assoluta, mentre per quanto riguarda la classe 1 Alessandro Bracalente è leader davanti ad Antonino Pellegrino e a Dino Rasero. Eccoci con le inquadrature ancora su Alessandro Bracalente, che è pronto a tagliare il traguardo. Davanti a lui c'è un doppiato, ma alza le braccia al cielo Alessandro Bracalente, vittorioso sul circuito di Imola, felicissimo per questo successo che lo vede tagliare il traguardo con 11 secondi di vantaggio su Pellegrini. A questo punto bisognerebbe fare dei conti per andare a vedere se si è matematicamente aggiudicato il titolo, ma con la seconda posizione di Pellegrini, poi c'è Zeller in terza piazza e Pellegrino in seconda, in quarta posizione, terzo degli italiani. Questa è la situazione. Intanto vediamo il giro d'onore di Alessandro Bracalente, che è incontenibile nella sua felicità per questo successo costruito con meticolosità. Un pilota che si prepara con molta attenzione, Alessandro, nonostante sia impegnato da lunedì al venerdì nel suo ufficio, nel suo ruolo difficile di manager, con quindi la sua, il suo impegno nell'azienda di famiglia, un impegno che tra l'altro lo porta spesso anche nel motomondiale, dove la Nero Giardini è sponsor, e con grande responsabilità Alessandro si prepara anche per scendere in pista nei weekend dell'F2000, come si chiama quest'anno, Italian Trophy. Vediamo i festeggiamenti per Alessandro Bracalente, ma anche per tutti gli altri protagonisti di questa gara. La classifica vede Pellegrini in seconda posizione, Sandro Zeller che alla fine ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio dell'assoluta, la quarta piazza di Pellegrino, eccola la classifica, la vedete anche in grafica. Dino Rasero è quinto, Marcel Tobler è in sesta piazza e poi Andrea Cola settimo, Paolo Braschnik nonostante l'uscita di pista è ottavo, Kurt Bohlen in nona posizione, Andrea Benalli a completare la top 10, e poi a seguire abbiamo Perego, Lattanzi, Milani, Penzes e Martucci, e poi via via tutti gli altri. Questa intanto è la classifica delle prime 10 posizioni, dalla quale potete vedere anche i distacchi. Un distacco davvero sonoro quello di Alessandro Bracalente nei confronti di Pellegrini e Zeller, dove Pellegrini e Zeller se le sono date di santa ragione praticamente per tutta la gara, ed è stato molto bravo Bernardo Pellegrini a chiudere tutte le porte e a non lasciar passare uno scatenato Sandro Zeller. Ecco intanto Bracalente che si porta nella corsia box, continua a salutare, a festeggiare giustamente il pilota marchigiano. Sentite come sgasa con la sua monoposto, con la sua Dallara. Ottimo lavoro, lo vedete, è quello che gli dicono dalla squadra. Eh sì, davvero un percorso di crescita costante quello di Alessandro Bracalente, che come dicevamo è stato nelle stagioni passate più volte vicino alla conquista del titolo, ma che fino a questo momento lo aveva visto sempre sfuggire per un motivo o per un altro, e che invece adesso è lanciatissimo. Vediamo Alessandro Bracalente che toglie il casco ed esce dall'abitacolo della sua monoposto.
felicissimo per questa vittoria, si congratula con la sua Dallara che lo ha portato con un ritmo elevatissimo a conquistare la vittoria in questa gara incandescente a Imola sotto un sole incredibile, con temperature dell'asfalto vicine ai 50 gradi, ma siamo pronti per andare dalla nostra Camilla Ronchi, che dovrebbe essere proprio con Alessandro Bracalente. A te la linea, Camilla. Alessandro, doppia gioia perché è stata dura, durissima, immagino, con le temperature. Sì, una giornata iniziata molto bene con la pole position, puntavo avere un tempo sotto l'1.40, quindi abbiamo fatto 39.9, e quindi è già stata una bella soddisfazione. E la gara adesso alle 14 è stata molto dura col caldo, molto dura, però ho cercato solo di non perdere la concentrazione e di fare il mio ritmo perché sapevo di averne, quindi l'unica cosa, ecco, abbiamo mantenuto la concentrazione. E grazie al team perché la macchina questo weekend era veramente al top. Bene, c'è ancora gara 2, adesso vai a festeggiare. Grazie. Sul podio, noi continuiamo con le gare, ma ci vediamo prima i momenti più belli di questa rovente ma bellissima gara F2000 Italian Trophy. F2000 Italian Trophy, gara 1 dal circuito di Imola, dove le temperature dell'aria sono intorno ai 40 gradi e sull'asfalto si misurano i 50 gradi. Alessandro Bracalente, leader della classifica, parte dalla pole position ed è l'unico nelle qualifiche ad essere stato in grado di girare sotto l'1.40. Vediamo qualche problema per alcuni dei protagonisti, è un plotone di partenti davvero elevato con 25 monoposto al via, tra l'altro alcune appartenenti alla serie gemella che si disputa in Austria ed è proprio austriaco uno dei protagonisti delle sfide più incandescenti. Lo vediamo inquadrato in questo momento, si tratta di Sandro Zeller che insidia Bernardo Pellegrini praticamente per tutta la gara e poi dovrà chiudere in seconda posizione. Qui vediamo qualche testa coda, fortunatamente non ci sono stati ritiri di rilievo, abbiamo visto Perego, abbiamo visto Lattanzi, Bagaggini che sono stati costretti a perdere qualche posizione per degli errori. Intanto Alessandro Bracalente è andato a conquistare una splendida vittoria davanti a Bernardo Pellegrini e Sandro Zeller.